La Fiom CGIL, sia nazionale che locale, torna a muso duro sull'azienda El Foundry di Avezzano, che il 6 aprile ha avviato una procedura di cessione di ramo d'azienda che di fatto per il sindacato scorpora la parte che si occupa della gestione dei rapporti con i clienti e relega lo stabilimento al ruolo di mero sito produttivo. Il sindacato fa notare che, seppur la procedura riguarda un numero contenuto di lavoratori, ha risvolti industriali critici. I 5 lavoratori coinvolti saranno gli unici dipendenti della sede italiana di una società tedesca. In sede di incontro, l'incontro si è svolto appunto ieri, in sede di incontro abbiamo espresso all'azienda tutte le nostre perplessità. Tra l'altro noi riteniamo che a questo punto le istituzioni debbano davvero farsi carico di quello che sta succedendo all'interno dell'El Foundry. Questo perché? Perché diciamo, i guasti di domani vanno prevenuti e quindi è questo il momento di intervenire, è questo il momento di chiedere specifiche garanzie di tenuta occupazionale e industriale all'azienda, che è la più grande azienda della provincia dell'Aquila e la seconda in Italia. La El Foundry, che ha circa 1.400 lavoratori più un indotto notevole, è stata acquistata da una realtà cinese chiamata Spark. Questo nel luglio del 2019, dicono i sindacati, quando i lavoratori erano in regime di contratto di solidarietà, con un accordo che non è stato condiviso dalla Fiom, proprio perché per loro apriva la strada ad una vendita al buio. Da 2 anni non ci sono nuove commesse, sostengono. Il sindacato a questo punto chiede con urgenza un tavolo specifico e sarebbe opportuno per loro che l'azienda non procedesse alla cessione di un ramo d'azienda.